ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Alla scoperta delle bellezze del nostro territorio con eventi pensati per conoscere la storia e le tradizioni di una comunità. Si svolgerà sabato 2 aprile a Pettorano sul Gizio, in provincia dell'Aquila, la seconda tappa che avvicina l'Abruzzo alla 14ª edizione del Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, previsto a settembre. Polenta e Mugnoli al centro di una giornata organizzata dall'Associazione Borghi Più Belli d'Italia in Abruzzo e Molise e dal Comune di Pettorano sul Gizio per valorizzare il paese e le sue specialità culinarie. Il Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia approda in Abruzzo esattamente tra il 9 e l'11 settembre, tre giornate tra Bateggio e Caramanico Terme, ma prima di queste date avremo 26 tappe di avvicinamento a partire da Pettorano, appunto sabato 2 aprile, dalla mattina alle 9:30, con una serie di eventi e di attività a partire dalla 60ª polenta della sagra, appunto della polenta rognosa, accanto a questo ortaggio che è chiamato i Mugnoli, questo ortaggio così tipico e localizzato proprio su Pettorano che noi vogliamo portare alla ribalta nazionale. Avremo anche l'alberghiero di Roccaraso che terrà per noi uno show cooking con i ragazzi dell'alberghiero, così come due sindaci, il sindaco di Moresco nella provincia di Fermo e il sindaco di un paese un po' più a nord del Veneto, Follina, che verranno appunto a fare la loro polenta tipica. Quindi ci sarà un confronto tra le tre polente, quella di Pettorano e le due delle Marche e del Veneto, più un convegno scientifico tecnico il pomeriggio per parlare di questi prodotti tipici e soprattutto dell'importanza dei borghi più belli a livello di certificazione della qualità, visto che in Italia ne siamo soltanto 330 certificati e che noi in qualche misura come Abruzzo rappresentiamo anche un palmarès importante, 25 borghi per l'Abruzzo e 4 per il Molise. Ci vuole spiegare che cosa sono i mugnoli? I mugnoli sono una verdura tipica che si è selezionata in quel territorio, in maniera specifica, sono le foglie di una rapa, che però la rapa in questo processo di selezione sostanzialmente la rapa non c'è più, cioè semplicemente è diventata semplicemente una radice, e i mugnoli hanno assunto questa verdura, ha assunto delle caratteristiche proprie e tipiche di quel posto.